E bella a tutti voi ragazze e ragazze, io sono il vostro caro Mastro Kinga e benvenuti in questo nuovissimo video. Allora, quest'oggi, come vedete, siamo sul mio desktop del mio computer, perché volevo mostrarvi cosa fare per ottimizzare il sistema operativo, quindi in questo caso Windows 10, però comunque va bene anche per sistemi operativi precedenti a Windows 10, quindi vale anche per Windows 8 e per Windows 7. Invece, per quanto riguarda Linux e macOS, il procedimento è pressoché lo stesso, però cambiano giustamente i programmi e appunto che poi vi dirò, appunto vi farò un video dedicato sui programmi da sfruttare per questi due sistemi operativi. Allora, innanzitutto dobbiamo andare in impostazione e andare su non è qua, non è pannello di controllo, ma direttamente impostazioni, che mi ha aperto l'altro monitor, però vabbè. Allora, prima cosa da fare inizialmente è quello di personalizzare il computer, ok? Allora, quindi innanzitutto dobbiamo puntare sullo sfondo, quindi possiamo fare una presentazione tinta unita o immagine. Io in questo caso ho messo immagine, perché comunque vedete lo sfondo, che comunque ho semplicemente un'immagine così normale. Invece tinta unita sarebbe un colore semplicemente, mentre presentazione sarebbe una serie di immagini che appunto scegliete, che utilizzeranno per fare appunto una presentazione come sfondi, quindi una serie di immagini si susseguono una dopo l'altra, diciamo. Poi c'è una scelta posizione, riempie, adatta, allunga, affianca, centra o estende. Ad esempio, adatta non mi fa nulla perché me l'ha messa così. Ok, esattamente, in questo caso la adatta. Se invece la facciamo su riempie, come vedete la mette sfondo intero, su allunga, quindi praticamente prendo un'immagine lunga, la accorcia, affianca, segue, praticamente fa l'esatto opposto di allunga, quindi fa questo tipo di lavoro. Invece centra, quindi prende il centro dell'immagine, il centro del desktop, e sviluppa l'immagine nei quattro punti. Infine c'è Estendi, che è una versione molto lunga dell'immagine, e praticamente, ad esempio ora voi non lo vedete, però me l'è estesa su tutti e due i monitor che ho. Quindi la prende e la allunga su tutto. Ok, ora poi più tardi riprendo la foto, intanto faccio riempie, che è quella che ho intenzione di sfruttare. Allora, colore, scegli il tuo colore. Normalmente io tengo appunto questo, il grigio temporale con quell'immagine, altrimenti potete cambiare tranquillamente il colore a seconda dell'immagine da utilizzare. Ad esempio, come vedete, tutto sul grigio, mentre ad esempio portandolo sul rosso, vedete i bordi delle finestre sono rosse e anche qui diventa rosso, quindi cambia molto rispetto
rispetto al colore che scegliete. E io vi consiglio spesso e volentieri di sceglierlo a seconda dello sfondo che sfruttate. Poi c'è effetti di trasparenza che è molto carino. Infatti, come vedete, qui è tutto ad esempio disattivato. Invece qui è attivato, quindi cambia, è molto più carino secondo me. Poi questi sono, diciamo, cose che non uso. Quindi come vedete cambia parecchio, cambia comunque in questo, anche in questo caso la grafica, però per mio consiglio non. Diciamo, non mi serve a me, diciamo. Quindi, però comunque dipende sempre dai vostri gusti. Poi scegli la modalità preferita delle app. Io ora c'ho impostato sul chiaro, però generalmente è anche carino sullo scuro, che io infatti tengo spesso e volentieri sullo scuro. Poi c'è schermata di blocco, stessa cosa, quindi c'è l'immagine che uno sceglie. E la tipologia di cose da fare è la stessa cosa, quindi possiamo scegliere l'immagine, presentazione, contenuti in evidenza di Windows, che sinceramente secondo me è pressoché inutile. Poi c'è, cioè, visualizza comunque informazioni o aggiornamenti Windows, io ce l'ho attivato. Però comunque, diciamo, normalmente a schermata di blocco, più che altro a seconda comunque dell'immagine di blocco che avete in quel momento, vi dà dei consigli, delle idee dei suggerimenti su quell'immagine. Ad esempio, se impostassimo un'immagine di un paesaggio come in foto successive a quella che ho, ad esempio compaiono alcune informazioni su quel paesaggio, quindi su dove si trova o su chi ha fatto la foto, per esempio. E qui c'è una ci sono le applicazioni che appunto sono in evidenza nella schermata del blocco. E poi ci sono gli sfondi, quindi i vari temi, e poi uno li può tranquillamente scaricare anche. Ad esempio, io in questo momento qui ne ho scaricato uno poco prima di iniziare, però non so ancora se metterlo o no. Poi non ve lo metterò il link, lo dovrò scaricare in descrizione. E se me lo dovessi scordare, mi raccomando di ricordarmi nei commenti, io ve lo aggiungo. Poi ci sono i caratteri, quindi il tipo di carattere da utilizzare. Io ho quello standard, che però, che a essere sincero, mi trovo veramente bene con quello standard, che comunque molto molto ce ne sono alcune molto molto carine. Poi c'è il menu start, e ad esempio io l'ho lasciato tutto pressoché identico al menu start, tranne la modalità schermo intero. Infatti ora ce l'ho attiva, come vedete è praticamente a schermo intero. Se invece ora la disattivasse, come vedete non è, appare semplicemente lì sul lato. Però io mi trovo molto bene in questo modo e sto tranquillo così. Infine c'è l'ultima cosa del barra applicazione, quindi questa che vedete qui in alto. Di default sta in basso come appunto sempre. Io ora l'ho bloccata perché sennò faccio sempre qualche impicci, la sposto spesso e volentieri, e l'ho messa in alto.
Ecco, questa è appunto la personalizzazione grafica del sistema operativo. Ora andiamo alla manutenzione, cioè al tenere sempre il sistema operativo sempre pulito. Allora, in questo caso c'è l'antivirus AVG, che comunque io generalmente la faccio una volta al giorno alle 9 di sera e faccio la scansione di tutto il computer, così tolgo virus e tutto. E se, sempre se ci sono. E questo per quanto riguarda l'antivirus. Allora, di antivirus ce ne sono veramente tanti. E io generalmente uso la versione gratuita di AVG. Se invece potete benissimo acquistarne una versione a pagamento, e ce ne stanno altre decisamente migliori. Infatti, a pagamento c'è Norton, che comunque a parer mio è leggermente migliore della versione a pagamento di AVG. Comunque, vi scegliete quello che è più comodo, tanto finché bisogna si fa una semplice scansione del computer, tutti tranquilli. Poi c'è la pulizia del computer. Io utilizzo questo programma qui, si chiama Wiser Registry Cleaner 9. Allora, ci sono ci sono vari tipi di scansione e pulizia. Allora, veramente questo programma è molto simile al CCleaner. Allora, questo oltre al CCleaner ha qualche altra funzione in più, e c'è anche sempre la versione gratuita, che è quella che sto utilizzando io. Allora, c'è la scansione rapida, che è appunto la scansione veloce. Infatti c'è scritto che cercherà solo le voci sicure. Invece c'è la scansione personalizzata, che scegli tu cosa appunto fare, su dove fare la scansione. Infine c'è la scansione completa, che ho appena avviato, che fa la pulizia, cioè fa la scansione di tutto il computer, che a parer mio è una cosa veramente buona, che alla fine come appunto come CCleaner, solo che qui si può pulire meglio, diciamo, si ha una grafica a parer mio migliore, perché in questo modo riesco più facilmente a scegliere le aree nel caso in cui scelgo la scansione per personalizzazione. Allora, ad esempio, come vedete, ci stanno alcuni problemi e quindi si ripulisce. Ok, e quindi si è risolto tutto. Quindi, se poi si dovesse fare nuovamente una scansione, si è più, diciamo, sistemati. Allora, poi c'è ottimizzazione, che normalmente su CCleaner è a pagamento, mentre qui è sempre in gratuito, quindi si può semplicemente ottimizzare e quindi si è pur sempre tranquilli. Infine c'è l'ultima parte, che è appunto la deframmentazione. Io ora per il momento non la faccio, perché avendola fatta stamattina, quindi sto pressoché tranquillo. Quindi si fa prima analizza, poi una volta analizzato si può far cominciare quando si vuole la deframmentazione, che poi ho detto una fessina perché ho fatto altro ieri. Ok, però più tardi, tanto ora avvio. Ecco qui, infatti ci ho messo pressoché un secondo, e quindi come vedete in questo caso recupero circa l'1%, quindi un mega di coste di fermentazione. Quindi per
pressoché è poco e niente. Quindi, e questo per quanto riguarda la pulizia del computer. Poi ci sono altre cose che volevo mostrarvi. Innanzitutto dipende, ecco, una cosa fondamentale che dipende comunque dalla scheda video che avete. Io ad esempio ho una GeForce e aprendo questo programmino qui molto semplice e carino, non solo appunto mi dice i giochi che ho, in questo momento ne ho due, però poi in qualunque momento, perché comunque gli altri ce li ho sopra un hard disk esterno, però qui appunto sui driver ti fai la ricerca del driver più aggiornato della tua scheda video e quindi si è molto più veloci senza dover andare sopra il sito e fare la ricerca direttamente sul sito. Ci si impiega veramente veramente tanto tempo e sì, questo. E quindi questo è per quanto riguarda la scheda video. Allora, invece, per quanto riguarda l'audio, io ho questo qui, il Realtek High Definition Audio, che, di cui mi trovo molto molto comodo. Eccolo qui. Infatti si possono gestire facilmente da qui in basso diciamo, l'audio. Oppure, appunto, si ha proprio il menu completo del sistema. Allora, ad esempio, utilizzo il 5.1 come configurazione casse. E stessa cosa vale per quando è un posto le cuffie, invece. E poi c'è l'effetto sonoro, che io sinceramente non ne ho messo nessuno. C'è la correzione dell'ambiente che è veramente veramente carino. E infine il formato, che io utilizzo 24 bit 48.000 Hz. Invece, se poi uno va a impostare, che ne so, un microfono, qui appunto accanto agli altoparlanti o alle cuffie che si sono state impostate, qui accanto ci sarà appunto l'immagine di un microfono e ci saranno appunto pressoché gli stessi menu per sistemare appunto i dati del microfono e di acquisizione. Allora, ragazzi, direi che per questo primo video di ottimizzazione e sistemazione del computer direi che è tutto. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se è così, lasciate un bel pollice in su e iscrivetevi al canale. Poi inoltre potete seguirmi su Twitter, Instagram, Facebook e su tutti i social che voi volete. Ciao a tutti voi.